Anche quest'anno torna Officina L'Aquila. I cantieri e gli approfondimenti saranno aperti dal 23. Questa mattina alla conferenza stampa a Palazzo Fibbioni siamo con il professore associato del GSSI, Roberto Aloisio. Buongiorno. Buongiorno Buongiorno. professore, a cui è affidato un workshop giovedì mattina? Giovedì mattina. E, come ha spiegato nella conferenza stampa, L'Aquila può ambire senza timori e senza paura a diventare la Princeton d'Europa. Perché questo ambizioso sogno, ma così vicino, sempre più vicino per la nostra città? Ma perché è una città che ha una solidissima e antica tradizione di università e di ricerca, perché in questi anni, a partire dagli anni Ottanta, si sono aggiunte importantissime istituzioni che si occupano di ricerca, come i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Il GSSI, nel post-sisma, è stata un'azione pensata dall'Ocse e poi realizzata dai governi che si sono succeduti, proprio con l'idea di rilanciare l'economia dell'Aquila, e c'è un progetto dietro tutte queste attività che è quello, come diceva lei, di trasformare l'Aquila in una sorta di Princeton d'Europa. Questo è possibile. Perché appunto ci sono, quali sono le caratteristiche che accomunano Princeton, che accomunerebbero Princeton all'Aquila? È una città, Princeton, di circa 70.000 abitanti che si trova più o meno a un'ora di treno, insomma, un'ora di mezzi pubblici da una grande città, un importante hub internazionale come New York. È in un bellissimo posto come L'Aquila e decisero a tavolino negli anni, tra gli anni, diciamo, negli anni 20 e 30, di fare di questa città una città di università dove c'era l'aria buona e dove era comodo spostarsi da New York per studiare. E noi abbiamo un'occasione di questo tipo con l'università, con il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, con l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio e il GSSI. Il Quindi GSSI, che come spiegava lei, in Italia ce ne sono soltanto quattro di strutture come questa, e a sud di Pisa siamo gli unici. sì, il GSSI è un'università dottorale che fa solo il dottorato di ricerca. In tutta Italia ce ne sono soltanto quattro e noi siamo gli unici a sud di Pisa. E Quante domande ricevete ogni anno più o meno? Beh, ogni anno riceviamo circa 1.500 domande per 40 posti su quattro diversi corsi di dottorato, Da quindi tutto il molto mondo? selettivo. Sì, le nostre domande arrivano veramente a tutto il mondo e i nostri studenti, quelli iscritti ai nostri corsi, diciamo che il 60% sono non italiani e un buon 30% sono extraeuropei, quindi insomma veramente da tutto il mondo. Un progetto ambizioso vi vede anche protagonisti per diciamo, facilitare la vita di questi studenti all'Aquila. Ci parlava di un progetto delle case, diciamo che gli aquilani hanno scelto di restituire allo Stato, e sono quasi 570 le case del. Sì, beh, le leggi, norme che regolano la ricostruzione hanno permesso al proprietario di casa di vendere il loro appartamento allo Stato. Questo ha prodotto ad oggi un numero di circa 600 appartamenti che sono diventati di proprietà del comune, e una possibilità molto concreta di utilizzo di questi appartamenti che andrebbe a rinforzare ulteriormente il ruolo della città dell'Aquila, una città della conoscenza, e di utilizzarli per affittarli agli studenti, per farne una sorta di studentato diffuso su tutta la città, perché ovviamente questi appartamenti non si trovano tutti concentrati in un posto, ma sono diffusi su tutto. Sia il centro storico che la prima periferia, quindi l'idea è quella di dare vita a una fondazione con il comune e l'università che possa acquisire la proprietà di questi appartamenti, gestirli come uno studentato diffuso per tutta la città, e questo rafforzerebbe ulteriormente la vocazione di cui parlavamo prima. Grazie, professor Aloisio. Un progetto quindi molto ambizioso, ma che potrebbe assolutamente trovare la possibilità di essere realizzato. Andiamo ad ascoltare Oscar Bonamano, responsabile della comunicazione del progetto Officina L'Aquila 2018. Tantissime le novità, quindi dicevi innanzitutto il cratere si amplia ai crateri dei nuovi sisma, purtroppo. Sì, no, il tentativo è quello di appunto
trasferire questa esperienza che stiamo maturando tutti insieme, non solo noi di Officina L'Aquila, voi della stampa, le amministrazioni, l'università, di farlo diventare patrimonio comune. Infatti uno degli obiettivi di questa Officina L'Aquila è di cominciare a lavorare sul decennale del terremoto, non per festeggiarlo, perché non c'è nulla da festeggiare, ma per mettere in evidenza tutto quello che siamo riusciti a fare in questi 10 anni. Portare dei grandi esperti nazionali e internazionali e per mettere a disposizione del Paese quello che abbiamo imparato e non disperderlo. Per farlo abbiamo bisogno di tutti. Oggi nella conferenza stampa mi è piaciuto moltissimo l'intervento di Roberto Aloiso del GSSI, perché appunto parla di iniziative che anche autonomamente all'interno di Officina L'Aquila i promotori promuovono e poi sono capaci di metterle a sistema. 7 cantieri aperti quest'anno, quali le novità? Ma le novità intanto sono 2 cantieri che il MIBACT porta e apre per la prima volta, e noi siamo contenti, siamo grati a questa istituzione importantissima, perché dall'inizio ci accompagna in questo percorso. E poi la nuova sede della Carispac e tanti altri cantieri privati. La novità è che porteremo, come dicevamo, questa festa, questa anteprima dell'Aquila Festa, che faremo per 2 giorni all'auditorium, e l'ultimo giorno, il 23, con una festa in cui già invitiamo tutti quelli che vogliono venire, nel cortile del Palazzo di Cappa Cappelli, con un concerto jazz. Perfetto, grazie mille. Io concluderei ascoltando il coordinatore di Officina L'Aquila di Carsa, Roberto Di Vincenzo. Roberto, le serate di Officina L'Aquila saranno concluse appunto con queste grandi feste aperte alla cittadinanza? Sì, è un modo per rendere questo momento tecnico un momento di tutti, in quanto, dato che vogliamo raccontare la ricostruzione, non raccontarla più solo da un punto di vista tecnico, ma attraverso il nostro libro, e questo è un racconto che deve coinvolgere tutti, dal momento in cui si realizzeranno le fotografie, che dovranno rappresentare dall'interno la città, cioè da chi la vive costantemente. E allora fare la festa significa raccontare e promuovere il lancio di questo volume, che vuole essere un volume d'orgoglio, un volume che restituisca a questa città e contribuisca a restituire a questa città il grande orgoglio che deve avere di essere una grande città, una città importante, una città che ha un grande futuro. Un volume quindi che sarà presentato a ridosso dei 10 anni dal nostro terremoto? Sì, lo vogliamo realizzare entro fine anno, coinvolgendo tutti gli attori che stanno facendo di questo territorio un nuovo territorio, quindi dalle imprese alle università, dal comune agli uffici della ricostruzione, però in un volume che sia comunque festoso, che sia vivace, che sia un racconto positivo e una nuova carta d'identità della città. E invece l'officina di quest'anno si aprirà con un educational tour riservato ai giornalisti internazionali. Tantissime le presenze della stampa estera. Sì, abbiamo avuto un overbooking, perché abbiamo avuto la richiesta di 65 giornalisti, un numero strepitoso, impressionante, di stampa estera. A dimostrazione che quindi non si sono spenti i riflettori sulla nostra città. No, è che non si sono spenti i riflettori, e che comunque il lavoro costante che Officina fa tiene viva l'attenzione sulla città anche da parte della stampa estera, e in questo caso abbiamo dovuto dividere, porteremo 23 giornalisti in questo education, e poi stiamo organizzando per fine giugno un altro education con i 40 giornalisti rimanenti. Grazie allora Roberto Di Vincenzo, al coordinatore di Officina L'Aquila, responsabile di Carsa. L'appuntamento per Officina L'Aquila 2015, quindi è per il 23, 24 e 25 maggio. Buona giornata da Roberta Galeotti, da Palazzo Fibbioni è tutto.